portandoti via da me. Dove manca un piano generale dei trasporti, vuol dire che ognuno fa un po' quel che gli pare. Gli aeroporti in Italia sono 101, di cui 45 per il traffico commerciale. Il punto è che noi abbiamo in corso una serie di istruttorie perché ci sono state segnalate, come dire, la violazione non della normativa comunitaria, se non nel punto relativo alla mancata pubblicità. Quando si danno i contributi si deve fare un bando e si deve chiedere se a tutti quelli che sono sul mercato se sono disponibili a quelle condizioni. Ma non c'è ragione per fare bandi pubblici. Non ha senso fare bandi. C'è il libero mercato e gli aeroporti devono competere tra loro per fare affari con le compagnie. La differenza è che quando sei pubblico e non fai un buon investimento, a risanare sono i soldi dello Stato. Deciderà la Commissione europea. In Puglia, secondo questa informativa, adesso Ryanair promuove sul suo sito le mete pugliesi e per questo intascherà altri contributi. Certamente, devo dire, un vettore che vuole arrivare a Londra, caspita che deve pagare. Un vettore che deve arrivare a Taranto, dove quando riparte con l'aereo o dove pochi chiedono di andare o pochi chiedono poi di ripartire, e probabilmente se qualcuno vuole il volo, quel volo per qualche destinazione deve pagare lui. Ma se un aeroporto fa girare 1000 passeggeri l'anno, che senso ha? L'aeroporto, nella sua prima fase dello start-up, legittimamente può dare dei contributi, purché siano limitati nel tempo e servano a fare crescere. Poi, una volta cresciuto, naturalmente cessano. Da quando a quando dura questo contratto? Può durare fino all'infinito. Dipende. Normalmente preferiamo i contratti lunghi, che sono una garanzia per una crescita maggiore. Per esempio? Possono durare 5, 10, 15 o anche 20 anni. Non si può chiamare contributo allo startup un contratto che dura all'infinito. Anche perché per aiutare chi parte svantaggiato, i contributi pubblici ci sono già.